Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, questo è un video un po' particolare, forse un po' polemico, che sicuramente parlando deve essere compreso come uno sfogo, tra virgolette, perché siamo nel momento in cui giro al mese di agosto, cioè siamo proprio all'inizio di agosto, ragazzi, nel momento in cui lo sto girando, quindi siamo lì lì per iniziare il mese di agosto e c'è un problema all'interno della Juve che secondo me è abbastanza consistente. Premessa, io dico questa cosa, parlo di questa cosa e discuto di questa cosa perché è un qualcosa di molto importante, è un qualcosa di molto delicato, vi devo dire la verità, però è anche difficile. Fra poco cerchiamo di capire nettamente questa cosa, visto che la Juve deve fare mercato, deve continuare comunque a prendere giocatori importanti, eccetera. Quindi partiamo. Prima di iniziare, come al solito, cosa dovete fare? Tre cose molto semplici: l'iscrizione, il solito like, la solita campanellina, ovviamente sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi ovviamente non attivate però la solita campanellina delle notifiche, non vi arrivano praticamente mai i video. Quindi se vi va potete fare questa cosa e inoltre potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Allora, siamo arrivati ad agosto e il mercato chiude a fine mese, quindi hai un altro mese di tempo per sistemare la squadra prima che inizi la stagione vera e propria, che poi in realtà la stagione inizia un po' prima, perché già da insomma, la seconda metà del mese il campionato riprende, quindi inizia, insomma, iniziamo la stagione reale, cerchiamo di entrare nella stagione vera e propria e quindi è già critica. Nel momento in cui io sto girando, la Juventus ha preso un portiere, ha preso un difensore che può fare il terzino, ha preso due centrocampisti e questo fino ad adesso è stato il mercato della Juventus. Ora, arrivati a 20 giorni dall'inizio del campionato, nel momento in cui io sto parlando, la rosa è incompleta. La rosa è molto incompleta, non si sta parlando che serve un acquisto per completarla e basta. Non si sta parlando di un acquisto che diciamo, ma serve solo un giocatore, sta a posto. A noi servono ancora vari giocatori per completare la rosa. La nostra rosa rischia di arrivare all'inizio del campionato incompleta, il che è la cosa più stupida che noi possiamo fare. Perché quando tu inizi il campionato, devi consegnare già la rosa pronta, già una settimana prima del campionato, già deve essere pronta la rosa. Poi puoi aggiungere qualche piccolo acquisto alla fine del mercato per aiutare la squadra a aggiustare, ok? Ma non puoi assolutamente presentarti all'inizio del campionato con la rosa incompleta. L'ho sempre detto e lo continuo a dire. A noi serve un centrocampista offensivo che non siamo riusciti a prendere per tutta l'estate. Cioè, siamo qua, ancora è estate, ci mancherebbe altro, manca un altro terzo. Però dovevamo prendere questo centrocampista offensivo, io non l'ho visto, non siamo riusciti a prenderlo in nessuna maniera. E partiamo da lì. Servono due ali destre, perché se Sulè è stato venduto, ce n'è un altro in uscita, te servono due ali a te, a destra, perché altrimenti se ne prendi solo una praticamente non serve a niente, ti ritrovi scoperto. Ok, servirebbe un terzino destro da far sedere in panchina per sostituire il titolare, servirebbe un difensore centrale da affiancare a Bremer. Cioè, per dirti, questi sono solo 4-5 acquisti di quelli che servirebbero. E siamo arrivati a 20 giorni dall'inizio della stagione. Non arriviamo all'inizio del campionato che ci manca mezza rosa, perché poi non ci dobbiamo lamentare. Perché se l'anno scorso c'era una scusa, che era una scusa palese per chiunque avesse un quoziente mentale, culturale e di intelligenza, chiunque avesse un pensiero proprio indipendente l'aveva capito che era una scusa. Se l'anno scorso c'è stata una scusa, quest'anno la scusa non c'è. Quindi non andiamo a iniziare la stagione con la rosa incompleta, perché ti ripeto, mancano minimo 4-5 giocatori per completare la rosa e qua stiamo a 20 giorni dall'inizio del campionato. Ora, io non voglio giudicare il lavoro di qualcuno perché secondo me è stato fatto un bel mercato. Hai preso un portiere di grande livello, hai preso un buon giocatore, insomma, giovane che può migliorare in difesa, hai preso due centrocampisti di livello, assolutamente. Ma noi l'avevamo detto che la rosa era in crisi all'inizio della scorsa stagione.
Avevamo detto che la Juve quest'anno doveva fare molti acquisti perché la rosa non era da Juventus. E abbiamo fatto quei 4-5 acquisti e poi ci siamo fermati. È un mese che noi non annunciamo, tranne, voglio dire, l'ultimo acquisto dal Verona. Noi non annunciamo nessuno, nessuno importante da un mese e mezzo. Io non voglio giocatori ogni giorno, ci mancherebbe altro. Ma non ti puoi presentare a 20 giorni dal campionato con 5 giocatori che ti mancano in rosa. Perché poi non ti devi lamentare che parti male o che le altre squadre hanno una squadra migliore della tua. Perché qua il tempo quello è. Cioè, cerchiamo di cedere questi giocatori. Devi cedere questi giocatori a un mese e mezzo. Arthur, De Sciglio, cioè tutta sta gente in più che c'è in rosa. Quando li cediamo? Li cediamo, non lo so, tra qualche mese, li manteniamo in squadra e li paghiamo. Bisogna essere un pochino più veloci, ragazzi. Un po' più rapidi. Perché non è che il campionato inizi fra 3 mesi, diciamo, ma tu c'hai tutto il tempo. Questo è da maggio che sta a lavorare sulle cessioni. Giuntoli si deve dare un attimo, deve essere un pochino più rapido sulle cessioni e sugli acquisti, perché Motta deve iniziare il campionato. E a me non va che Motta inizi il campionato con 5 giocatori che gli mancano nella rosa, perché poi la colpa non deve essere di Thiago Motta. Mi dispiace, che già sento la gente che va contro Thiago Motta e si scaglia contro Thiago Motta dicendo ma tanto, Motta non vale niente, perché qui intanto gli dobbiamo dare tempo. Poi lo giudicheremo in relazione al campo. Punto. Però se a Thiago Motta tu non gli dai la rosa che tu avevi detto, cioè la rosa comunque adeguata, costruita, Thiago Motta non si può giudicare, ragazzi. Non puoi giudicare un allenatore se la rosa non è idonea. Punto e basta. L'allenatore non è che lavora da solo. L'allenatore lavora con la rosa. Se a te mancano 5-6 giocatori all'interno della rosa, a 20 giorni dall'inizio della stagione, permetti che io mi arrabbi e dica: ma state lavorando? Perché a me non sembra. Porca miseria, c'hai 10 giocatori da cedere, ne hai ceduto uno, quello che non dovevi cedere. Gli altri 10 che devi cedere, se stanno lì seduti, prendono soldi, guadagnano e stanno bene. Porca miseria, ti avevo detto di cedere. C'avevi una lista di 10 giocatori, è possibile che tu in tutto questo lasso temporale ne abbia ceduti pochissimi? Cioè, tu hai ceduto quelli, hai ceduto i più semplici da cedere, no? I talenti hai ceduto, quelli che in realtà non avresti dovuto cedere. Li hai ceduti, ok, va bene, hai voluto cederli, scelta tua, poi valuteremo. Poi valuterò dopo, quando avremo i risultati in mano, valuterò. Poi non mi devi venire a dire però e no, perché la squadra è incompleta. Ancora oggi la squadra è incompleta. Cioè, te devi un attimo velocizzare, sti affari li devi chiudere, devi innanzitutto cedere la gente per prendere i soldi, poi devi andare a chiudere gli affari, perché ad agosto, tra 20 giorni, devi giocare. E noi non abbiamo il tempo di prendere i giocatori e di farli arrivare il giorno prima che inizi il campionato, capito? La rosa deve essere pronta per il campionato, capito? Poi se tu vuoi aggiungere qualcosina alla fine, qualche acquisto in più, qualche dettaglio, allora lo puoi aggiungere, certo. Ma la rosa deve essere pronta per l'inizio del campionato. Tu non mi puoi far iniziare il campionato con mezza rosa fuori. Io sta roba qui alla Juve fino a qualche anno fa non me la ricordo. Mi ricordo sempre mercati finiti a luglio. Fine luglio, ad agosto si facevano le cessioni e a fine mercato si compravano dei giocatori che fossero che completassero la rosa. Vedo troppa lentezza, ragazzi. Non facciamo ste cavolate, eh? Cioè, muoviamoci un po' a livello di trattative, perché siamo troppo fermi. Cioè, con il mercato siamo fermi. Cioè, un mese che siamo fermi. Basta. Io non credo che sia così complicato trovare una squadra a 3-4 giocatori che ormai rubano lo stipendio. Ecco, te lo dico sinceramente. Basta. Cioè, adesso basta. Siamo a 20 giorni dal campionato. Io voglio vedere i giocatori, perché non possiamo restare senza giocatori all'inizio della stagione. Mi auguro di essermi spiegato. Cioè, mi auguro di essermi spiegato, perché sembra che stiamo in vacanza tutti quanti. Qui bisogna lavorare per vincere, perché da quest'anno cambiano gli obiettivi, l'abbiamo sempre detto. La rosa adesso è stata rafforzata molto rispetto all'anno scorso, quindi gli obiettivi cambiano, ma mancano i giocatori. Mancano i giocatori. Allora, diamo un po' una velocizzata. Cerca di cedere sta gente che non serve a niente, Giuntoli, capito qual è il discorso? E poi una volta che li hai ceduti, capito? Fai quello che ti pare. Però insomma,
Devi capire che bisogna cedere i giocatori. Devi capire che bisogna cedere subito i giocatori. Bisogna cedere i giocatori, cioè bisogna essere veloci, bisogna essere più rapidi. Fatemi sapere nei commenti.